Prima Corinzi 4, dal primo versetto. Signore, parla ad ogni cuore. Così ognuno ci consideri servitori di Cristo e amministratore dei misteri di Dio. Del resto, quel che si richiede agli amministratori è che ciascuno sia trovato fedele. A me poi pochissimo importa di essere giudicato da voi o da un tribunale umano, anzi, non mi giudico neppure da me stesso. Infatti non ho coscienza di alcuna colpa. Non per questo però sono giustificato. Colui che mi giudica è il Signore. Perciò non giudicate nulla prima del tempo, finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce quello che è nascosto nelle tenebre, e manifesterà i pensieri dei cuori, allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. Fin qui la parola del Signore, state pure comodi. Non ho coscienza di alcuna colpa, dice l'Apostolo Paolo. E tanti di noi nella nostra mente già stiamo pensando, beato lui, perché io mi sento in colpa per tante cose. Perché le ho fatte o perché non le ho fatte, perché le ho dette o perché non le ho dette. L'affermazione indubbiamente è forte, potrebbe risuonare un po' di superficialità o perfino di presunzione. Non ho coscienza di alcuna colpa. Ora, certamente aveva delle implicazioni, come potremmo dire, contingenti in quel momento per via della sua predicazione proprio lì a Corinto, che da molti era giudicata poco eloquente, poco saggia. Molti volevano un certo tipo di sapienza. Ma al di là di questo aspetto particolare, possiamo esaminare questa affermazione su più larga scala, alla luce di quella che è stata la vita, l'esperienza spirituale di quest'uomo, di Saulo da Tarso, perché qui parla un uomo non abile a mettere a tacere la propria coscienza. È un'arte abbastanza diffusa, ci vuole del tempo, ma alcuni nel tempo imparano. È una brutta scuola, essere sinceri, ma imparano a soffocare la propria coscienza e si sentono perennemente in pace e a posto. Ma non è qui il caso di un uomo del genere, perché l'Apostolo Paolo, fino alla fine, lo dice, lo scrive, si definisce il primo dei peccatori. Ha sempre avuto coscienza che è stato l'oggetto della misericordia di Dio. Ribelle, persecutore della Chiesa, bestemmiatore di Cristo. Lui dice, nella mia vita la grazia di Dio è sovrabbondata. E altrove dice che la grazia sovrabbonda dove? Dove il peccato abbonda. Quindi nessuno può dire a quest'uomo, a questo apostolo, di voler fare un'affermazione presuntuosa perché lui, insomma, non ha mai avuto nulla a che fare con il peccato. Però lui dice, è anche il primo dei peccatori, o l'ultimo dei santi, il minimo dei santi, come si definirà ancora proprio in questa epistola, parlando della resurrezione di Cristo. Ebbene, questa gente può essere nella propria coscienza perdonata, lavata e purificata dal sangue di Gesù. Lui fa tesoro dell'esperienza della giustificazione e sa che quando Dio ci ha giustificati, certamente ancora esamina, se volete ancora giudica la nostra vita, ma non è più un giudizio a perdizione. Se ci giustifica è perché ci ha riconciliati con Lui. Quindi, come tutti gli altri, lui è stato reso cosciente,
consapevole del proprio stato di peccato, perché lo Spirito Santo è venuto nel mondo per convincere tutti di peccato, di giustizia e di giudizio. È passato attraverso questa esperienza, ma proprio lì, quando lo Spirito Santo ci ha persuasi e ci ha resi coscienti della nostra colpa, della nostra separazione da Dio, quando noi invochiamo il Signore, poi siamo anche resi coscienti che Dio in Cristo ci ha giustificato, che Dio ha lavato con acqua pura il nostro cuore, la nostra coscienza, che davanti a Dio quei peccati è come se noi non li avessimo mai commessi. Perché Dio li ha dimenticati, li ha cancellati, e quindi l'uomo, la donna che sono giustificati direttamente da Dio attraverso la grazia in Cristo hanno pace con Dio, con il loro Signore. Non sono più sotto condanna, sotto l'ira di Dio, non c'è alcuna colpa che li può separare dalla grazia di Dio, che li può privare della vita eterna. Dio stesso li ha giustificati e nessuno li può più accusare, dicendo loro che non hanno vita eterna. Questa è l'esperienza che ha fatto l'Apostolo, questa è l'esperienza che deve fare ogni uomo sulla faccia della terra. Ognuno che veramente ha a che fare con il Signore. Quindi non parla un uomo che ha imparato a mettere a tacere la propria coscienza, ma parla un uomo che ha invece una coscienza risvegliata, vigile, che è certa del fatto che Dio in Cristo lo ha perdonato dai suoi peccati, dalle sue colpe, e ce n'erano tante, dice lui, quando scrive. Ma proprio perché è certo che questa purificazione della coscienza è avvenuta nella sua vita, lui rimane aperto al fatto che Dio continua a rivelarsi nella sua vita, e man mano che Dio si rivela ha imparato con ubbidienza, senza perdere tempo, a chiedere perdono al Signore, a dire: Signore, lava ancora il mio cuore e la mia coscienza. Questo dobbiamo fare noi. Io forse non sono cosciente di colpe, ma sono cosciente che ci sono delle cose nella mia vita che Dio già conosce, di cui io ancora non sono consapevole. Siccome Dio è buono, non ce le dice tutte in una volta, sennò poveri noi. Ce le dice man mano, e man mano che ce le dice, noi dobbiamo ammetterle e confessarle ai piedi del Signore. E questo lo possiamo fare soltanto se continuiamo a coltivare veramente la comunione con Dio, dove un'anima che sta alla sua presenza si apre, si fida, si arrende. Ricordate Davide, il salmista, dice: che bello, contemplo il creato, mi faccio una passeggiata vicino al lago, vedo il bosco, ma qui tutto, a partire dal cielo, racconta la gloria di Dio. È bello come Dio si rivela nel creato. Però poi prende la legge del Signore e dice: qui la legge del Signore mi dà una rivelazione più profonda, mi rivela anche i miei peccati, e dice: ma chi è consapevole dei propri sbagli e dei propri errori? Signore, rivelami quelli che mi sono occulti, e che io non sia schiavo nel fare dei peccati volontariamente. Cioè tu ti riveli, io faccio finta di non capire, tu mi correggi e io mi volto dall'altra parte, tu giudichi me e io accuso gli altri, faccio orecchie da mercante. No, che bella, quando l'anima si apre alla presenza di Dio e dice: Signore, tu mi puoi dire tutto, mi fido di te. Mi sento bene, Signore, alla tua presenza, mi sento libero. Sento che ho la possibilità di adorarti, mi sento perdonato, purificato, giustificato e quindi pieno di riconoscenza. Non ho coscienza di colpa, ma ho coscienza che tu sei tre volte santo e che io rimango un peccatore salvato per grazia e che tu hai ancora tante cose da rivelare alla mia vita.
Ecco l'atteggiamento con il quale noi dobbiamo veramente stare alla presenza del Signore, senza imparare a usare con troppa fretta e superficialità come una sorta di scappatoia religiosa nel dire sempre: ma io sono a posto con la coscienza non mi rimprovera, la coscienza non mi dice nulla, non c'è nulla di male in me. Ebbene, quando affermiamo questo dovremmo chiederci: ma tra noi stessi, nel massimo della sincerità profonda, intima, se noi veramente stiamo coltivando la comunione con Dio, se quando leggiamo la Bibbia apriamo il cuore, se quando preghiamo il Signore siamo pronti a ricevere anche la correzione, la consolazione del Signore, perché altrimenti, se noi ci facciamo soltanto una bella passeggiata, contempliamo il creato, parliamo con qualcuno, possiamo dire siamo a posto, come Davide. Si sentiva a posto, ma nel momento in cui inizia a leggere la parola di Dio, capisce che Dio deve dire ancora altro alla sua vita. Signore, rivelami quello che non so. Perché soltanto per lo Spirito Santo e nella luce biblica la nostra coscienza può essere realmente purificata. Se io mi confronto con gli altri, trovo altri peggiori di me. Non so dove, da qualche parte, ma li trovo prima o poi. E mi sento a posto. Se io guardo a quello che ho fatto, mi sento pieno di tutto il mio impegno, i miei cosiddetti sacrifici, le mie rinunce per il Signore, me ne avanza. Ma se io mi specchio con Cristo, c'è altro che deve essere perdonato e purificato. Se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione vera l'uno con l'altro. Se ce l'hai con Dio, ce l'hai anche con gli altri. Non c'è l'uno senza l'altro. Non credete a quelli che vi dicono: io ho comunione col Padre, ma non con i suoi figli. Leggono un'altra Bibbia. Se abbiamo comunione con Lui e abbiamo comunione gli uni gli altri, il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Significa che alla sua santa presenza vengono a galla altre cose, ma man mano che la nostra coscienza capisce di essere sporca, in difetto, mancante, che siamo peccatori, il Signore perdona, purifica e consola. Ecco una coscienza veramente pulita davanti a Dio, che può dire: io non ho coscienza di alcuna colpa, non perché non ho fatto nulla, non perché sono perfetto, non perché sono infallibile, ma perché Dio mi ha giustificato e sono pronto a essere purificato ogni giorno, ogni istante se Dio vuole, man mano che io mi apro alla sua presenza. Parla quindi un peccatore giustificato, ma parla anche, vedete, un credente che è sottomesso al Signore, che ha sottomesso la parte più profonda, la propria coscienza, alla parola di Dio. Non dice che si assolve da sé, che ha imparato a dire: beh, ma in fondo questa non è una cosa grave, quell'altra cosa la fanno tutti, dai. No, no, non dice di essere una persona infallibile, impeccabile, non si assolve, anzi arrivato a un certo punto dice: io non mi giudico neanche da me stesso, perché colui che mi giudica è il Signore. Vuole fare riferimento a questo giudizio, a questo esame più alto. Attenzione, Paolo non ha smesso di esaminare se stesso. E noi non dobbiamo smettere di esaminare noi stessi. È giusto, è buono, è salutare quando è fatto nella forma appropriata. Cioè, quando noi valutiamo la nostra condotta, non quando noi vogliamo avventurarci a giudicare i meandri dei nostri pensieri e dei nostri sentimenti, perché lì perdiamo la bussola. Solo Dio conosce il cuore. Come non posso giudicare il cuore degli altri, in realtà non posso giudicare neanche il mio cuore. Mi devo mettere ai piedi del Signore.
Altrimenti sbaglio, ci sono quelli che vanno in crisi introspettiva, si guardano e si sbucciano come una cipolla e si rendono sempre conto di essere sporchi, a volte dubitano perfino della loro salvezza. Chi ci ha salvati è il Signore e chi ci giudica è il Signore. Valuta la tua condotta. Tu sai se potevi, se avevi le energie, se avevi i modi. Valuta le tue azioni. Ma non sei tenuto né ad assolvere e neanche a condannare la tua anima, i tuoi sentimenti. Questa è la giurisdizione spirituale di Dio. È un campo nel quale non possiamo e non dobbiamo entrare. Parla quindi qui non un uomo, vedete, pieno di sé che si innalza, ma un uomo che vuole sottomettere il proprio cuore al Signore. Quando sottomettiamo la nostra coscienza al Signore veramente, schiettamente, questa è anche una forza, un antidoto spirituale contro i sensi di colpa, che sono uno degli affari più brutti che dilaniano le persone, che tolgono il sonno, che tolgono le forze, che tolgono la gioia, che tolgono la comunione. Ed è lì che il Signore vuole arrivare, a poterti fare essere cosciente della tua innocenza, della tua purificazione, non perché tu hai espiato, ma perché Gesù ha versato il suo sangue per te e perché lo Spirito Santo ha la libertà di continuare a pesare il tuo cuore e di correggerti, di dirti cosa va bene e cosa non va bene. Se vuoi avere a che fare così con lo Spirito di Dio, te ne troverai bene. Avrai sempre quella saggezza per affrontare delle cose che non riusciresti a gestire con la tua intelligenza. Ma se non vuoi fare così, se vuoi passare la vita ad autoassolverti o a autocondannarti, tu ti distruggi. Ed è quello che il Signore vuole veramente evitare. La coscienza ce l'ha donata il Signore, ci ha creato così, fa parte del nostro DNA spirituale, ma la coscienza, ricordiamolo, è un canale attraverso il quale passa qualcosa. Avete mai visto un canale? C'è differenza tra il canale e la fonte. Non è che se vedete il canale l'acqua viene dal canale, l'acqua viene dalla fonte, passa attraverso il canale. Ebbene, la coscienza è un canale di luce, ma la fonte della luce è la parola del Signore. Se noi ne facciamo fonte di luce, sbagliamo e quindi siamo indotti a pensieri veramente sbagliati, perché soltanto la parola di Dio, quando il Signore ci ha perdonati, purificati, giustificati, ci fa distinguere tra la colpa è la sensazione di colpa o il senso di colpa, se volete. Sono due cose diverse, ma lontane come il giorno dalla notte. A volte noi siamo in colpa, non è che ci sentiamo, siamo in colpa. C'è da confessarlo, da ricevere perdono del Signore e da dire: Signore, aiutami a cambiare. Siamo in colpa, punto. Altre volte ci sentiamo in colpa, è una sensazione, perché in qualche modo noi ancora risentiamo della nostra sfera emotiva che era forse, diciamo, abituata a certe cose, e quindi è come la persona che c'ha il fuscello nell'occhio che gli dà fastidio, tu soffi, glielo togli, ma lui per un po' si sentirà come se ancora quella cosa è lì nell'occhio e vagliela dire: guarda, te l'ho tolto, e lui dice: no, toglimelo. E che devi fare? Gli ciechi l'occhio col dito? L'hai già fatto, però lui ha la sensazione, sente ancora addirittura il dolore, la presenza lì. E così a volte accade quando il Signore ha già perdonato, ha già purificato, ha tolto la colpa, ma emotivamente, non spiritualmente, nella sfera delle sensazioni, rimane ancora quel sentore che noi siamo in colpa davanti a Dio. No, dice il Signore, torna a me, che io ti ho riscattato. Ho cancellato il tuo peccato, l'ho diradato come delle dense nubi. Se il vostro cuore vi condanna, Dio è più grande del vostro cuore. E Lui conosce ogni cosa.
Coscienza e conoscenza sono due radici uguali. Cioè Dio ha coscienza di tutto, Dio ha conoscenza di tutto, anche di quelle cose di cui noi non abbiamo coscienza. Ma se Dio ce le dice, anche se io ancora non ne ho conoscenza, ma me le dice, me le rivela il Signore, per condannarmi o per assolvermi, io mi devo fidare del Signore. Devo sottomettere la mia coscienza e le mie sensazioni al Signore, alla scrittura ispirata. Noi possiamo fare cose giuste agli occhi di Dio, cose biblicamente giuste, buone, ma la coscienza risente ancora della sfera emotiva e ci richiama per delle tradizioni che sono state violate, per delle abitudini che sono state interrotte. Non so voi, ma io c'è stato un periodo in cui, non inginocchiandomi più dinanzi a qualche statua, o avendo messo via un crocifisso in silver che portavo al collo, mi sentivo a disagio e qualche volta mi sono sentito in colpa. Eppure nulla di più giusto biblicamente disfarsi di ogni forma di idolatria, ma le mie emozioni ancora mi facevano sentire in difetto. Signore, aiutaci. Noi vogliamo mettere la nostra coscienza sotto la tua parola. La nostra coscienza, quando non è agganciata alla luce divina, va tra alti e bassi. Fateci caso, noi rischiamo sempre di essere o troppo severi o troppo indulgenti con noi stessi. A volte andiamo da un estremo all'altro. Questa è la coscienza senza la parola, la luce di Dio, che si ammala, una coscienza ammalata ti può fare sentire in maniera indebita, errata, o tanto bene o tanto male, per così dire. Ecco perché sottometterla al Signore è l'affare più importante che noi possiamo concludere. Dice l'Apostolo Paolo, chi mi giudica è il Signore. Quindi non ha detto, siccome non ho coscienza di alcuna colpa, Dio non mi può dire più nulla. No, il Signore, proprio perché mi ha giustificato, mi può ancora esaminare e giudicare. Come dice ancora Davide, nei suoi salmi spesso entra in questi aspetti, quando ha a che fare con Dio e lo nomina per la sua onniscienza, ricordate, cosa ti posso nascondere, Signore? Tu sai tutto, e allora, Signore, scrutami, esaminami, tu che conosci il mio cuore, vedi se in me c'è qualche via iniqua e guidami per la via eterna. Come a dire, Signore, non mi fido di me stesso. Eppure Davide in certi momenti lo sapeva che era perseguitato ingiustamente da certi nemici, che aveva insomma delle cose per cui aveva fatto del bene e gliene tornava dietro del male, ma sapeva anche che i suoi errori li aveva fatti e non si metteva su un piedistallo al di sopra di tutto e di tutti e diceva, Signore, comunque giudicami tu, scruta il mio cuore. Cioè arriva dove i miei occhi, la mia mente non potrebbero mai penetrare. C'è qui un servo che si vuole sentire approvato da Dio. Non dichiara di essere impeccabile, non si reputa infallibile, neanche si esime in realtà dal giudizio umano, non è che invoca una sorta di diritto ecclesiastico per cui non è giudicabile, però vedete, lui lo scrive, io, noi, c'era Apollo, altri con lui, vogliamo essere giudicati come servi del Signore. Cioè noi vogliamo che voi vediate innanzitutto non se siamo fedeli a voi, alle vostre tradizioni, ai vostri pensieri, ai vostri interessi, ma se siamo fedeli a Cristo, alla sua parola. Perché è vero, dice Paolo, che serviamo la fratellanza e il popolo di Dio, ma serviamo al servizio di Cristo. Quindi così dovete considerarci e così, se volete, dovete giudicarci. Perché a volte veramente può capitare che tu puoi fare col tuo cuore ciò che ti sembra giusto, eppure vedi che non ci sono risultati o buone
reazioni. C'è un momento in cui in maniera veramente poetica, toccante, addirittura Dio stesso arriva a dire questo. Per bocca del profeta Isaia. Dice, guarda, scrivi una bella poesia su Israele come se fosse una vigna. Cioè, insomma, io da questo terreno gli ho creato del posto, ho mandato via i cananei, proprio li ho vomitati fuori perché facevano le cose più abominevoli. Ho preso ste tribù che non sapevano neanche di chi erano figli, non sapevano né leggere né scrivere, li ho portati qui in Palestina. Ho dissodato il terreno, li ho messi nella collina più bella, più fertile. Ho preparato tutto per fare del buon vino. E allora dice, venite voi tutti del mio popolo, saggi, venite, giudicate fra me e la mia vigna, dice il Signore. Si mette sotto giudizio. Ho fatto questo, ho fatto quell'altro, ho dissodato, ho preparato, ho pulito, gli ho dato un posto al sole. Cos'altro potevo fare di più, dice il Signore. È forte, eh? Considerate che è Dio che parla. Ma cosa di più dovevo fare per questa vigna? Che mi aspettavo uva dolce, vino buono, invece è tutto selvatico e imbevibile. Solo amarezza, solo degli atteggiamenti veramente che causano disagio. Cosa potevo fare di più? È Dio stesso che si mette sotto giudizio e che dice a me e a te, ci sono situazioni nelle quali se veramente abbiamo fatto tutto quello che andava fatto, tutto quello che era giusto, tutto quello che era buono e l'abbiamo fatto con tutto il cuore, poi non possiamo lasciarci rincorrere dalle accuse diaboliche o dai sensi di colpa umano. Noi dobbiamo glorificare il Signore, dobbiamo dire Signore vogliamo continuare a fare la Tua volontà. Non è che se facendo la Tua volontà io ho problemi, allora cerco in qualche maniera di piacere alla gente, di fare la volontà degli uomini, così avrò meno problemi. No, dobbiamo servire il Signore. Ecco perché Dio si è messo in gioco, per darci un riferimento unico, assoluto, oltre il quale non dobbiamo mai andare per cercare l'approvazione umana. Prima viene l'approvazione di Dio. È importante tutto questo perché per tutti noi gli uomini possono assolverci quando Dio ci sta condannando e gli uomini possono condannarci quando Dio ci loda perché stiamo facendo la sua volontà. Penso che prima o poi ci passiamo tutti. Allora bisogna avere veramente davanti la cosa più importante che è l'approvazione di Dio. Potremmo a volte sbagliare contro la parola e sembra che abbiamo dei riscontri belli, di stima, perfino gratificanti, come al contrario possiamo fare quello che è giusto e avere invece dei riscontri, delle reazioni veramente avvilenti, cioè per la stessa condotta tu puoi avere apprezzamento da Dio e disprezzo dagli uomini. E allora è importante che noi facciamo le giuste scelte. A volte magari tu hai fatto delle promesse senza conoscere il Signore, hai stretto dei patti, hai dato quella parola senza consultare Dio e ti trovi in una situazione dove se vuoi essere fedele a quel patto significa essere infedeli al Signore. Devi scegliere stasera. Ti sei messa in certe situazioni, tiratene fuori con l'aiuto e la grazia del Signore, scegliendo che se non potrai apparire fedele agli uomini, la cosa principale essere fedeli al Signore. Se Paolo lo dice agli altri che vuole essere considerato un servo di Cristo, lo deve essere veramente.
È un'affermazione forte questa. Io non ho coscienza di colpa alcuna. Nell'immediato scaturisce appunto da questa situazione a Corinto, dove lui predicava Cristo crocifisso, e lì giustamente c'erano dei greci anche saggi che volevano invece una parola filosofica altisonante, c'erano anche dei giudei che cercavano le vecchie conferme che avevano i profeti quando cercavano una nuova rivelazione. Insomma, i giudei chiedono i miracoli, i greci chiedono e cercano la sapienza, ma Paolo, arrivato a un certo punto, dice: noi predichiamo Cristo crocifisso. E non siamo andati ancora oltre in determinati insegnamenti, glielo dice: fratelli, perché non eravate pronti, siete come dei bambini, vi arrabbiate, ve la prendete su certe cose, ne fate un fattore personale. E allora c'era questo tribunale, lo chiama Paolo, alla quale lui e gli altri erano sottoposti. Può capitare a tutti quanti noi. Però nella Chiesa del Signore, quando valutiamo le cose, ricordiamoci che la nostra giurisdizione si ferma alla condotta, alle dottrine, agli atteggiamenti. Il cuore, l'anima, li giudica il Signore. Attenzione a non essere affrettati, a non giudicare prima del tempo. Possiamo approvare quello che Dio disapprova, e viceversa, ma soprattutto quello su cui rischiamo di macchiarci noi cristiani nel nostro zelo di aver catturato la verità e di portarla avanti e di sostenerla sprombattuto, è quello di continuare a istituire i nostri piccoli tribunali e condanniamo le persone in contumacia senza neanche averle mai ascoltate. Proprio l'altro giorno parlavo con dei fratelli, dei pastori, su determinati fatti su cui si dovevano prendere delle decisioni. Ho detto: fratelli, ascoltate un attimo, aspettiamo. Ma questa persona, noi l'abbiamo sentita? Gli abbiamo dato la possibilità di dirci con la sua bocca come sono andate le cose? Noi non possiamo condannare le persone senza dargli la possibilità di dire la loro. Ma ultimamente, in mezzo al popolo di Dio, basta che il fratello viene da me e mi dice una cosa su qualcuno, io gli tolgo la stima, la fiducia e perfino il saluto. Io lo sto condannando a morte. Signore, aiutaci a non fare questo, a essere veramente, quando valutiamo le condotte, a sottomettere la coscienza a te, a essere non solo dei giudici misericordiosi, e ce n'è bisogno, ma essere delle persone obiettive e a non mettere mai il marchio su nessuno, perché il primo è il più sporco dei peccatori o delle peccatrici, per la grazia di Dio può ravvedersi e può cambiare. Non mettiamo il marchio sulle persone, ma preghiamo che Dio operi nella loro vita come sta operando nella nostra. Non ho coscienza di alcuna colpa, dice l'apostolo Paolo, però sono aperto al giudizio degli altri, sono sottomesso al giudizio di Dio, non ho smesso di valutare la mia vita, ma so che nel campo dei pensieri, dell'anima, dei sentimenti, devo aspettare sempre che faccia luce il Signore e devo sempre ricordarmi che Cristo è morto sulla croce per tutti i peccatori. Alziamoci in piedi, cerchiamo la sua faccia.